Eccoci qui, appunto il titolo di questo dibattito è Acqua bene comune con un punto di domanda e andremo a guardare alle lotte contro l'estrattivismo idrico e l'inquinamento da PFAS. Partendo da un arrivo che è appena avvenuto, ne abbiamo parlato fino ad adesso, appunto I compagni e le compagne di Soulèvement de la Terre, di questo appunto movimento francese che è da anni che si occupa di lotte contro l'estrattivismo, contro la devastazione ambientale e contro l'agricoltura intensiva, hanno organizzato un convoi de l'eau, cioè una carovana dell'acqua che è partita appunto il 2 settembre da Marais-Poitevin ed è arrivata oggi qui a Vicenza, proprio per mettere in luce le connessioni che ci sono tra le lotte contro l'estrattivismo idrico appunto nel contesto europeo, come appunto le lotte non vengano divise dai confini. E quindi appunto ci sono tre compagni di Soulèvement che appunto ci parleranno un pochino dell'esperienza del convoi de l'eau, ma soprattutto ci parleranno delle loro esperienze di lotta contro l'estrattivismo idrico. Poi siamo insieme anche a Claudia Terra, che è una dottoranda dell'Università di Trento e che ha curato la traduzione dell'abecedario dei Soulèvement de la Terre, appunto un libro che scava nelle esperienze di chi appunto ha fatto parte di questo movimento. E che è stato pubblicato proprio quest'anno per Ortotes. Tra l'altro lo trovate, trovate i libri giusto qui nel tendone, qui alla mia destra e alla vostra sinistra, arrivati giusto in extremis per questo dibattito. E poi siamo anche insieme a Francesco Bertola, che è appunto il presidente dell'ISDE di Vicenza, che appunto si è mobilitato dal punto di vista dei medici da anni contro, appunto portando avanti le lotte contro i PFAS qui nel territorio vicentino, ma non solo. E quindi l'attività e le azioni di Soulèvement de la Terre hanno riportato, dopo anche forse degli anni in cui sono passati in sordina, la rilevanza delle lotte contro l'estrattivismo idrico, soprattutto attraverso le loro lotte contro i megabacini idrici. E ci portano anche a farci delle riflessioni sul fatto che l'acqua, che dovrebbe essere il bene più fondamentale, un bene comune che non dovrebbe essere privatizzato, una cosa essenziale per la sopravvivenza di tutto, e invece diventi il simbolo dell'estrattivismo del nostro tempo. Da una parte, tra l'altro, appunto, estraendo risorse, privando le popolazioni di una risorsa fondamentale, ma allo stesso tempo anche invisibilizzando quali siano i meccanismi attraverso i quali avviene questa estrazione. Questo territorio conosce benissimo questo tipo di meccanismo, come è avvenuto appunto con il caso Miteni, ma allo stesso tempo come sta avvenendo con la TAV. E quindi io non voglio sottrarre altro tempo, perché appunto abbiamo un panel veramente ricco e denso, e voglio lasciare più spazio possibile appunto ai nostri relatori e alle nostre relatrici. E quindi appunto passo la parola a uno dei compagni di Soulèvement, che appunto ha portato avanti, ha proposto anche l'idea della carovana dell'acqua, e perché ci spieghi un pochino di questa esperienza.
Alors bonsoir à toutes et à tous et d'abord merci beaucoup pour l'accueil dans cette belle ville de Vicenza et dans ce camp climat qui est délocalisé pour soutenir l'occupation du bois Lanerossi. Grazie a tutti e tutte per l'invito qui a Vicenza, siamo contentissimi di essere qui e contentissimi di sostenere la lotta per i boschi di Vicenza. Alors je préviens tout de suite, on est parti en convoi depuis lundi, donc ça fait déjà 5 jours qu'on traverse, on vient juste de faire 1300 km, donc on est très heureux d'être arrivé, mais on est un peu fatigué aussi. Siamo contentissimi di essere arrivati, però appunto siamo in viaggio da questo lunedì, abbiamo fatto 1300 km e quindi siamo un pochino stanchi e stanche, quindi perdonateci. Et en tout cas, le mouvement des soulèvements de la terre, vous le savez peut-être, on est déjà venu plusieurs fois en Vénétie vous rencontrer. Et c'est un mouvement qui a été créé en 2021 à la suite d'un mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à côté de Nantes, dans l'ouest de la France. Et après la victoire contre l'aéroport, il y a une hypothèse qui a été formulée et qui a été mise en pratique, qui s'appelait les soulèvements de la terre, qui consistait à essayer de rassembler à la fois des jeunes issus du mouvement pour le climat qui voulaient aller faire autre chose que simplement marcher dans les villes, aussi une frange des mouvements paysans qui cherchaient autre chose que simplement l'action syndicale dans les institutions, et puis aussi une frange de l'autonomie politique qui, eux aussi, cherchaient des nouveaux horizons et un nouvel espace de lutte politique. Quindi appunto per introdurre il movimento Soulèvement de la Terre è nato nel 2021 a partire dall'esperienza della lotta contro la costruzione dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes e appunto è stata un'ipotesi che è stata si è cercato di mettere in pratica, perché appunto la riflessione era quella di cercare di andare oltre, di occuparsi di ecologia, andando però oltre soltanto appunto marciare in piazza e fare dei grandi cortei, ma di costruire qualcosa di ancora che andasse a colpire diciamo nella pancia dei meccanismi dello sfruttamento ecologico, mettendo anche in relazione il movimento climatico con invece il movimento degli agricoltori, il movimento paesano che è appunto molto presente in Francia. E per rassembler toutes ces tendances là et toutes ces personnes là, on a proposé de concentrer nos forces sur autour d'un problème précis qui était le partage des terres. Puisque en France, il y a un contexte très précis où dans les prochaines années, il y a presque la moitié de la France qui va changer de main et il y a un fort risque qu'il y ait une grande partie des terres agricoles qui partent à l'accaparement et qui soient accaparées par des grosses industries et l'agro-industrie. E quindi appunto per mettere insieme tutte queste riflessioni abbiamo deciso di partire dal metterci insieme e condividere le terre, fare delle riflessioni appunto sulla condivisione delle terre, perché uno dei modi attraverso cui appunto l'estrattivismo si articola nel territorio francese è proprio quello dell'accaparramento di terra. Ou la bétonisation. Oppure la cementificazione. Et donc rien ne prédestinait initialement les soulèvements de la terre à devenir très rapidement aussi des soulèvements de l'eau. Et in questo processo, molto rapidamente, i soulèvements de la terre, quindi della terra, sono diventati i soulèvements de l'eau, quindi dell'acqua. Et en fait, c'est après quelques mois seulement de l'existence de ce mouvement qu'on s'est concentré sur une lutte très précise où on est venu soutenir un collectif territorial qui se battait contre des gros projets d'accaparement de l'eau qui étaient les méga-bassines et qui étaient au croisement à la fois de l'accaparement des terres et de l'accaparement de l'eau.
E quindi in questo processo abbiamo incontrato appunto una lotta precisa e ci siamo intersecati appunto con la lotta contro i mega bacini, che appunto è tuttora una lotta che viene portata avanti dai comitati locali e che è all'intersezione tra la lotta contro l'accaparramento delle terre e la lotta contro l'accaparramento dell'acqua, perché appunto si tratta di questi mega progetti infrastrutturali, di mega letteralmente dei bacini. E che quindi appunto portano via la terra agli agricoltori e privatizzano sostanzialmente l'acqua. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer, de déplier pourquoi est-ce que c'est au croisement et les liens entre pourquoi les mégabassines sont au croisement de ces deux logiques d'accaparement ou de ces deux objets d'accaparement, mais en tout cas autour de cette lutte a énormément fédéré. Partout dans l'Hexagone, les gens ont vu trouver énormément de sens dans ce combat. C'était une évidence. Et donc, depuis 3 ans maintenant, à travers les modes d'action qu'on a déployés, on a réussi à créer un rapport de force très intéressant autour des mégabassines, ce qui nous a permis de créer un espace de discussion où il y a énormément de luttes autour de l'eau et pour le partage de l'eau, un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi au-delà, qui sont pu se retrouver dans le Marais Poitevin, et on a pu échanger autour de ces questions-là. E quindi non avrò molto tempo per appunto entrare nel dettaglio del perché c'è questo link, però appunto quello che mi interessava dire è nel momento in cui abbiamo appunto messo in atto questo collegamento, le persone hanno è risuonato subito con le persone, e quindi nel giro di 3 anni siamo arrivati a costruire veramente un movimento molto forte, e in questo modo anche un rapporto di forza rispetto alla lotta contro i megapaccini, che è molto forte e interessante, e che ha permesso appunto per esempio con il convoi dell'O la costruzione di uno spazio di discussione tra tutte le varie e diverse lotte che mettono al centro appunto il tema dell'acqua. Et donc depuis cette lutte, en fait, c'est venu aussi irriguer plein d'autres luttes. Il y a plein de combats un peu partout en France qui ont émergé autour de cette question-là ou qui ont pris cet angle d'attaque pour critiquer et cibler des projets. E quindi appunto sono state messe insieme e in dialogo tutte le lotte per l'acqua che ci sono in giro per tutta la Francia. Et au fil des manifestations, on a aussi organisé là dernièrement encore en juillet dernier, plusieurs mobilisations internationales. Donc vous avez entendu sans doute parler de Sainte-Soline l'année dernière, où il y a eu des affrontements assez violents. On a aussi organisé une deuxième mobilisation internationale donc en juillet dernier, qui ont fédéré, et on a, lors de ces manifestations, beaucoup de gens qui sont venus de partout en France et de l'international pour venir nous soutenir à ces occasions, et je crois que je reconnais un certain nombre de personnes ici dans la salle qui étaient venues nous soutenir, et ça c'était vraiment un appui, un soutien très précieux pour nous. Et donc de là est née notamment cette idée de traverser des luttes de l'eau pour venir rendre l'appareil, marquer aussi un geste de réciprocité et de remerciement. Et quindi appunto con questa connessione sono nate anche tutte le mobilitazioni internazionali che ci sono state. Ce n'è stata una a marzo dell'anno scorso, che di cui forse avete sentito parlare, che è quella di Sainte-Soline, che è diventata anche forse celebre per la violenza della risposta della polizia, ma appunto ce n'è stata anche un'altra lo scorso luglio, che ha visto appunto la partecipazione di moltissimi comitati, in realtà del territorio francese, ma non solo, appunto da tutta Europa e da tutto il mondo. E infatti diceva che riconosce i visi di molte persone che ha visto
che in questa sala sono presenti e che ha visto nelle mobilitazioni internazionali. E quindi appunto da questo sostegno che c'è stato nei confronti appunto delle, delle lotte per l'acqua in Francia è partita l'idea del, del convoglio dell'acqua per restituire appunto questo sostegno e questa solidarietà. Et donc on a imaginé cette grande traversée, cette première grande traversée de, du Marais Poitevin qui est baptisée aussi la Venise verte parce qu'il y a plein de canaux et jusqu'à la lagune de Venise. Pour, et sur l'étape, on a, sur le, en chemin faisant, on a fait plein d'étapes, plusieurs étapes, on a fait 5 étapes plus exactement, pour venir rencontrer, renforcer les liens avec un certain nombre de collectifs qui se battent, de collectifs d'habitants qui se battent aussi contre des projets d'accaparement de l'eau ou simplement en réaction à des pollutions de leurs rivières et de leur territoire. E quindi appunto abbiamo costruito questo convoi de l'eau, questo convoglio che ha fatto appunto 5 tappe partendo da Marais Poitevin e che ha messo insieme appunto diversi collettivi, diverse realtà che si occupano di appunto delle lotte per, contro l'accaparramento da una parte e contro l'inquinamento dall'altra dell'acqua. Et c'était vraiment très important pour nous de montrer que ce combat pour l'eau, pour le partage de l'eau, c'est vraiment un combat qui se mène et qui doit se mener au-delà des frontières et qu'on doit construire quelque chose qui est quelque chose de l'ordre d'une internationale de l'eau. E quindi appunto vorremmo semplicemente ribadire che le lotte per diciamo per riappropriarsi delle risorse idriche devono assolutamente essere devono portarsi al di là delle frontiere perché appunto soltanto così vinceremo e soprattutto bisogna costruire una internazionale delle lotte per l'acqua. Et donc je vais laisser la parole à deux camarades qui font partie de collectifs locaux qui faisaient partie de cette traversée et qui vont raconter aussi un peu pourquoi leurs luttes sont concernées par l'eau. Quindi appunto passo la parola a due compagni che hanno partecipato alla carovana dell'acqua e che fanno parte di due comitati locali e che appunto racconteranno un pochino della loro esperienza nei loro territori. Salve a tutti, salve a tutte. Io faccio parte del collettivo Stop Mico, è un collettivo che è a Grenoble, nelle Alpi francesi, e che lotta contro lo sviluppo di le estensioni piuttosto di due industrie della microelettronica, la ST Microelectronics, che è una multinazionale franco-italiana che magari conoscete, un'industria molto importante. Siamo un collettivo che è nato nel 2022 dopo un'estate dove c'era una grande siccità nella nostra città di Grenoble nelle Alpi, e in questo periodo di grande siccità il presidente francese è venuto a annunciare l'estensione di questa fabbrica per raddoppiare la produzione di microchip. Il microchip è quello che è alla base di tutti i sistemi elettronici, ne avete un sacco nei telefoni, nelle macchine, nelle lavatrici, eccetera. E quindi il collettivo è nato perché questa industria della microelettronica utilizza tantissima acqua corrente. Per darvi un'idea, dopo l'estensione la ST consumerà più o meno un megabacino di Sansolin tutti i 22 giorni, il che è enorme, e parliamo di acqua corrente. E quindi noi come collettivo volevamo ricentrare il dibattito che c'è sull'ecologia, perché oggi sappiamo tutti che c'è una crisi climatica, che il nostro modo di vita non è compatibile con i limiti del pianeta, ma nello stesso tempo c'è questo discorso molto forte su il fatto che lo sviluppo tecnologico andrebbe a salvarci del disastro ecologico. E noi volevamo mostrare che dietro le ingiustizie socioclimatiche
e il cambiamento climatico, ci sono dei responsabili e i responsabili principali sono le industrie e un settore in particolare che è il settore del digitale. Quindi vi faccio vedere la nostra bandiera. Allora, come vedete è scritto de l'eau pas des puces, il che significa acqua non cheap. L'acqua perché è qualcosa di molto concreto, quando si parla di acqua, del fatto che, se, che c'è la siccità, che l'acqua ce n'è meno, fa paura a tutti, ci sentiamo tutti concernati, ci sentiamo tutti coinvolti dalla questione dell'acqua. E quindi partendo di qualcosa di molto concreto, noi abbiamo mostrato che la materialità dell'industria del digitale, spesso si va detto che il digitale è qualcosa che è dematerializzato, in realtà no, c'è il consumo eccessivo di acqua, ma c'è anche scusatemi, il mio italiano non è perfetto, c'è anche il problema delle miniere, dell'estrattivismo che fa il gioco del sfruttamento del sud dal nord. E quindi la vera domanda che volevamo fare è questo sviluppo del digitale, del mondo oltreconnesso, volevamo mostrare che ci sono dei limiti e che non è compatibile con un discorso sull'ecologia e che la transizione ecologica non sarà mai digitale e non potrà mai farsi rimanendo nel sistema capitalista. Sono stata molto breve, ma era molto importante per noi essere qua oggi in Italia perché, come l'ho detto, la ST è una multinazionale franco-italiana e attualmente c'è un ampliamento enorme che sta occorrendo a Catania, in Sicilia. Sapete che a Catania e in Sicilia in generale c'è un problema enorme con la siccità e pensiamo davvero che ci sono lotte da condurre dappertutto, sia in Francia sia in Italia, perché infatti il capitalismo, il tecnocapitalismo non ha frontiere, dappertutto va combattuto. E solo per darvi un'idea di dove vanno questi chip che sono prodotti dalla ST, i principali clienti sono Tesla, SpaceX, Starlink, i satelliti di Elon Musk, Apple, questi sono i principali clienti. E c'è anche una parte della produzione che spesso va nascosta ma che è essenziale, l'utilizzo dei chip per l'industria della guerra. L'anno scorso hanno ritrovato nei droni russi utilizzati in Ucraina dei chip della ST, che non aveva neanche, enfin, la ST ha venduto dei chip alla Russia senza rispettare l'embargo e dappertutto anche a Gaza si ritrova dei chip di queste industrie di merda che vanno combattute. Ecco, brevemente. Acqua non cheap. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais me présenter rapidement. Je suis Julien. Je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bassine Non Merci, qui s'est créé en Deux-Sèvres en 2017. Buonasera a tutti e tutte, io mi chiamo Julien e sono il portavoce del collettivo cittadino di Bassin Non Merci, che si è formato nel 2017. Et je vais assez rapidement vous parler du territoire d'où je viens, puisque ce territoire a été le premier territoire en France où les premières méga-bassines ont vu le jour, et il y a de ça maintenant presque 15 ans. Pas dit. Je viens d'un territoire qui s'appelle le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin, c'est la deuxième zone humide de France. C'est un très grand marais, c'est une espèce de lagune immense qui, jusqu'aux alentours de l'an 1000, rentrait près de 100 km dans les terres et qui, depuis 1000 ans, a fait l'objet d'un aménagement hydro-agricole qui avait jusqu'à maintenant su ménager les différents enjeux, à savoir gagner des terres de culture, tout en permettant à ce que ce soit un territoire qui reste viable pour l'ensemble des êtres vivants de ce territoire. Je veux bien parler des humains et des non-humains. Ecco, appunto, vi parlo del territorio da cui provengo, che è Marais Poitevin, dove appunto
l'estrattivismo si sviluppa, ecco, e si manifesta attraverso lo sfruttamento dei terreni agricoli e la mala gestione dei terreni agricoli. Pour vous représenter un petit peu ce territoire, c'est une vaste cuvette qui récupère l'eau de près de 600 000 hectares, qui fait 100 000 hectares, et où tout est situé entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est donc à la fois une zone qui va présenter un grand intérêt du point de vue de la biodiversité, puisque c'est une des principales haltes de migration de tout un tas d'oiseaux en Europe, et à la fois comme c'est un territoire qui reçoit tous les sédiments et toute la richesse de sol de tous les bassins versants, c'est aussi un territoire qui a un haut potentiel sur le plan agronomique. E quindi appunto questo territorio dal punto di vista diciamo idrogeologico, ve lo descrivo, appunto è una zona di 5.000 ettari che è appunto molto, molto bassa sul livello del mare, quindi recupera moltissima acqua e rappresenta un'oasi di biodiversità, per esempio appunto ospita moltissimi i nidi di moltissimi uccelli migratori e poi rappresenta una grandissima ricchezza del suolo, perché appunto raccoglie tutti i sedimenti dei bacini versanti. Pour vous représenter ce territoire, il faut imaginer pour les deux tiers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'image qu'on peut se faire de la Hollande, des grands espaces de grandes cultures avec aujourd'hui beaucoup de céréales, et puis un tiers de cette surface qui est un véritable labyrinthe aquatique avec des arbres magnifiques, avec tout un quadrillage, avec traditionnellement une activité basée sur le maraîchage et sur l'élevage. Et comme c'est un très beau territoire, depuis les années 50, en fait depuis les congés payés, et en fait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un haut lieu du tourisme. Et c'est pour ça que ce territoire, aujourd'hui, est encore appelé la Venise verte. E quindi appunto questi grandi spazi agricoli, essendo appunto molto, molto bassi sul livello del mare, permettevano e permettono la formazione di questi corsi d'acqua e labirinti acquatici bellissimi e che permettono appunto una ricchezza per l'agricoltura e per l'allevamento e che poi a seguito degli anni 50 sono anche diventati una meta turistica per questa bellezza ed è questo anche uno dei motivi per cui è stata chiamata la Venezia Verde. Et donc c'est un territoire qui a d'abord fait l'objet d'une gestion très fine qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a pu venir voir à notre dernière étape dans le Val de Suse, avec tous ces aménagements par terrasse, tout un aménagement hydroélectrique très fin, avec une très grande connaissance du territoire, et où en réalité, depuis maintenant les années 70, ce territoire est complètement déséquilibré, et en grande partie déséquilibré par rapport à une plante qui est devenue un petit peu l'or jaune de notre territoire, qui est le maïs qu'on a pu également voir lors de notre traversée de la vallée du Pô et qui a pris toute la place. Et ce maïs qui, chez vous comme chez nous, représente un très très gros désavantage sur le plan agronomique, a une vraie grosse difficulté, c'est que son pic de consommation d'eau est en juillet-août, au moment où l'eau est la plus rare. Et par conséquent, depuis que le maïs s'est développé sur ce marais Poitevin, depuis les années 70, on a une véritable déstructuration et on a des sécheresses récurrentes sur ce territoire qui, comme je vous l'ai dit, à la base était la deuxième zone humide de France et où toute l'histoire du territoire, ça a d'abord été de lutter pour assécher des territoires et aujourd'hui, de manière chronique, on a des sécheresses qui arrivent chaque année systématiquement et avec tous les effets que ça peut avoir sur l'ensemble du vivant et l'ensemble des activités qui ne sont autres que les activités de l'agro-industrie. E quindi appunto all'inizio ancora diciamo prima degli anni 80 questo territorio è stato caratterizzato da una gestione molto sapiente che ci ha fatto pensare quando appunto siamo passati per la Val di Susa a delle connessioni, appunto una gestione molto sapiente
diciamo caratterizzata dalla, dalla conoscenza del, del territorio. Poi appunto da partire dal, dagli anni Ottanta c'è stato un grandissimo squilibrio che è stato portato dalle, dalle grandi coltivazioni di mais. L'abbiamo visto anche tra l'altro attraversando la Valle del Po, come questa coltura abbia distrutto l'intero paesaggio e appunto questo mette, mette in relazione il mio territorio con il vostro. E appunto le coltivazioni di mais sono incredibilmente, hanno bisogno di moltissima acqua. E appunto adesso nel nostro territorio ci troviamo a lottare costantemente contro la siccità cronica e quindi questo ha un impatto sia appunto ambientale su, su tutti gli esseri viventi che popolano questo territorio ma allo stesso tempo sulle attività umane. À tel point que des associations de protection de l'environnement dans les années 90 ont multiplié les recours pour faire reconnaître au niveau européen qu'en fait, spécifiquement, sur le cas du marais Poitevin, la France ne tenait pas ses engagements européens en termes de protection de la biodiversité, notamment sur la directive visant à protéger les oiseaux migrateurs et sur la directive visant à protéger les milieux naturels dans leur diversité, notamment les zones humides. Et à tel point que la France a été condamnée par la Cour européenne de justice pour non-respect de ces directives. Et ça a mis un zbeul, un foin, ça a créé beaucoup de, ben, de conséquences derrière ça. La France a été condamnée et devait payer une très forte amende. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'époque a trouvé une solution extraordinaire qui leur a été vendue par les tenants de l'agro-industrie. Et cette solution, c'était la méga-bassine. E quindi appunto la, la distruzione era, era così evidente che negli anni 90 le associazioni di protezione ambientale hanno iniziato una causa contro, contro lo Stato francese e hanno diciamo, spinto molto per la protezione delle zone umide, per la protezione degli uccelli migratori e appunto questa, questa causa è stata vinta e la Corte Europea di Giustizia ha condannato la Francia per appunto questo, questo comportamento e l'attacco alle, alle zone protette. Però quali sono state le conseguenze di questa diciamo di questa sentenza sono state che lo Stato francese ha cercato una soluzione ovviamente non è stata una soluzione che mettesse veramente in dubbio il sistema agricolo intensivo ma appunto ha pensato ai mega bacini. E en voyant le thème de ce soir je me suis aperçu qu'en fait chez nous le thème d'extractivisme c'était pas un terme qu'on utilisait. C'est, on a cette représentation, en tout cas j'ai celle-ci, que l'extractivisme, ça concerne plutôt des logiques prédatrices de pays du Nord vers des pays du Sud. Je sais que dans votre pays, entre le Nord et le Sud, il y a ces logiques-là qui s'appliquent. Et finalement, le fait de poser ce mot-là et d'y réfléchir un petit peu, oui, très clairement, ces méga-bassines correspondent à de l'extractivisme. Elles correspondent à de l'extractivisme déjà par les méthodes qui sont utilisées. Ce sont de très lourds travaux. Ce sont des millions de mètres cubes qui vont être brassés. Grosso modo, une méga-bassine, c'est un cratère creusé dans le sol, dans une roche dure, dans une roche calcaire, jusqu'à 15 mètres de profondeur, sur des surfaces qui peuvent atteindre 20 hectares. Et tout ce qui est retiré, excavé, est ensuite disposé en digues tout autour, avec des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut. Or, notre territoire n'est pas étanche, le calcaire est poreux, et par conséquent, si le but est de capter et de voler de l'eau et d'accaparer de l'eau, il faut étanchéifier avec du plastique. Donc les bassines, c'est aussi des millions de mètres carrés de plastique qui sont posés et qui artificialisent complètement, qui stérilisent de manière irrémédiable des terres agricoles fertiles. Donc premier élément extractif, qui va dans le sens de l'extractivisme, la méthode, les techniques utilisées. Deuxième élément, c'est les logiques politiques qui aboutissent à la construction de ces méga-bassines. Ou très clairement,
de la même manière que des industries minières vont aller piller des ressources à l'autre bout de la planète, là encore, on a des pouvoirs centraux et des lobbies qui font ces équipements payés par de l'argent public et sans aucune prise en compte de l'impact sur la population et sur l'ensemble des êtres vivants qui vivent sur ces territoires. E quindi appunto vedendo anche un pochino il tema del dibattito, appunto si parla di estrattivismo, siamo abituati e abituate a pensare che l'estrattivismo riguardi soltanto le dinamiche tra nord e sud globale o come vengono chiamati, ma invece vediamo come l'estrattivismo, il paradigma dell'estrattivismo sia assolutamente calzante anche all'interno del contesto europeo e all'interno del contesto francese. E questa cosa si può comprendere sia dal punto di vista dei metodi che dal punto di vista delle logiche politiche che si nascondono dietro a come si articola l'agire. Ecco, e quindi appunto parlando dei metodi, che cosa sono i megabacini? Sono dei crateri di milioni di metri cubi che arrivano a 15 metri di profondità e che arrivano a 10 metri di altezza, diciamo al di sopra del livello del terreno e che possono estendersi anche per 20 ettari. Questi crateri vengono fatti però su della roccia calcarea e quindi la roccia calcarea è porosa, quindi per fare in modo di raccogliere l'acqua dentro questi mega buchi devono essere foderati di plastica, e quindi ancora abbiamo centinaia e centinaia e centinaia di metri quadrati di plastica che viene prodotta per impedire all'acqua sostanzialmente di ritornare al suolo. E allo stesso tempo poi appunto guardiamo alle logiche politiche e quindi nello stesso modo in cui un'azienda mineraria estrae appunto le risorse dal terreno e distruggendo appunto scavando e distruggendo, allo stesso modo questo viene fatto per i megabacini. Il troisième élément qui vient renforcer cette idée d'extractivisme, mais en fait c'est l'extraction à proprement parler, le pillage des nappes phréatiques, parce que contrairement à ce que les porteurs de projets, le gouvernement ont longtemps voulu faire croire, y compris par des ministres qui disaient que les bassines étaient remplies par l'eau de pluie qui tombait dedans, c'est absolument faux. Ces bassines, elles sont remplies par extraction de l'eau des nappes phréatiques. Cette eau des nappes phréatiques, c'est le sang de la terre. Et si on extrait ce sang de la terre, c'est l'ensemble du système hydraulique et du cycle de l'eau qu'on remet complètement en cause. Et c'est cette zone humide si riche et que j'aime tant qu'est le marais Poitevin qui se retrouve complètement pillée, complètement déstructurée et où la biodiversité est en train de s'écrouler à vitesse grand V. Vous avez vu qu'on est arrivé avec ce convoi, avec une barque qui arrive de ce marais Poitevin et qu'on espère pouvoir voir naviguer sur la lagune de Venise dans les heures qui viennent. Également, dans les symboles de ce convoi, il y a cette anguille qui tire la langue, cette anguille tout asséchée qui vient symboliser l'impact sur la biodiversité. Ed ecco appunto il terzo elemento che appunto ci fa riflettere e ci fa pensare all'esperienza di megabacini come estrattivismo è la distruzione e il saccheggio delle falde acquifere, perché appunto il presidente Macron dice che i megabacini verranno riempiti con l'acqua piovana, ma questo non è assolutamente vero, non si è in grado di raggiungere le quantità necessarie soltanto con l'acqua piovana, ma quindi appunto questa verrà prelevata dalle falde acquifere e quindi appunto saccheggiando l'acqua che dovrebbe essere bevuta dalle persone oppure dovrebbe essere utilizzata per irrigare i campi. Quindi appunto è anche in questo spirito che abbiamo fatto questa traversata per unire la Venezia verde di Marais Poitevin con anche insomma il territorio veneto e la Venezia delle Venezie. Ecco. Je vais accélérer, mais
pour vous expliquer un petit peu le rapport qu'on a très fraternel, très fort avec les camarades des soulèvements de la terre. Mais je crois que ça doit résonner sur comment on doit lutter ensemble contre ces logiques extractivistes. C'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait, le Marais Poitevin n'était qu'un territoire test avant de généraliser les mégabassines à l'ensemble du territoire national. Et finalement, ces territoires qui font l'objet, qui sont la proie de ces entreprises extractivistes, eh bien, elles ont affaire à toutes les mafias et à toutes les pressions possibles. Et il est très dur de lutter en local et seulement en local face à ces logiques-là. Vous voyez un petit peu tous les aspects de compromission qu'il peut y avoir, comment on tient les gens avec des promesses de développement économique, etc. Sachant que la réalité, c'est qu'à un moment, ils n'auront plus d'eau à leur robinet, que déjà aujourd'hui, ils ne peuvent plus se baigner dans leur rivière, ils ne peuvent plus pêcher. Et il me paraît absolument essentiel, et c'est ce soutien qu'on a trouvé à travers les soulèvements de la terre, que quand on est face à des logiques prédatrices qui, comme tu le disais, ne connaissent pas de frontières, on soit capable de faire équipe, on soit capable de s'entraider. De la même manière qu'hier, on était dans le Val de Souza et qu'en étant étranger, ça nous permet de faire des choses et d'agir là où des camarades qui sont très réprimés ne peuvent pratiquement plus agir, ou en tout cas avec beaucoup plus de sécurité. Bien, la lutte sur les mégabassines est une de ces luttes qui a bénéficié, et je remercierai jamais au nom de tous les camarades et tous ceux qui portent cette lutte depuis des années, qui a bénéficié d'une entraide et d'une solidarité incroyable. Aujourd'hui, elle est internationale. Et je voudrais, en votre nom et en nom des camarades, vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont venus à Sainte-Soline, toutes celles et ceux qui sont venus au village de l'eau, et qu'évidemment, c'était tout naturel de venir vous voir, comme l'a dit Noé, pour vous dire merci, mais pour vous dire aussi qu'on sera là, à vos côtés, pour lutter contre ces mêmes logiques d'accaparement et d'extractivisme. E quindi appunto vorrei spiegare il rapporto di fratellanza che ci lega a Soulèvement de la Terre, anche perché appunto il territorio di Marais Poitevin è stato un territorio test dove appunto il governo francese ha messo in atto per la prima volta appunto l'idea e i progetti dei megabacini, e non è praticamente è impossibile lottare contro questi colossi, queste imprese estrattiviste da soli e da sole. È necessario anche appunto, è stato fondamentale il sostegno di Soulèvement, che appunto ha portato un sostegno a livello nazionale, ma che appunto da Sainte-Soline a appunto il Village de l'eau a questo convoglio ci ha portato appunto la solidarietà internazionale. E appunto siamo appena stati in Val di Susa, dove abbiamo potuto scambiare con dei compagni e delle compagne che si mobilitano da decine di anni e che tra l'altro sono in questo momento in una situazione di repressione veramente, veramente molto forte, e quindi appunto siamo qui per ringraziarvi del sostegno che ci avete portato in tutte le mobilitazioni internazionali a cui avete partecipato, ma anche per dirvi che noi ci siamo e quindi saremo qui al vostro fianco nelle vostre lotte. E donc notre lutte est loin d'être finie. On se bat avec détermination, on obtient des résultats, et la lutte, elle est forte, elle est riche et elle paye toujours. Les combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Et ce que nous a appris notre résistance depuis 6 ans, eh bien, c'est que on résiste, et en résistant, on ralentit. Pour l'instant, on est loin d'avoir gagné. Et avec l'annonce qu'on a eue hier d'un nouveau Premier ministre issu de la droite conservatrice, adoubé par le Rassemblement national, c'est évident que la lutte, elle n'est pas finie, qu'on va encore avoir besoin de vous, qu'on va encore besoin de sortir la tête d'anguille pour aller déterrer les tuyaux enterrés dans la terre qui viennent piller ce son de la terre. Et pour conclure, et en guise d'offrande symbolique, je voulais vous remettre
Puis je crois qu'il a une place toute trouvée dans le centre social. Ce gilet de sauvetage qu'on a remis à chaque étape du convoi de l'eau, de cette traversée des luttes pour l'eau, et qui est un triple symbole. Évidemment, un gilet de sauvetage sur un territoire où on est aussi menacé par les effets du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Vous voyez aussi bien le symbole qu'on puisse le donner aux camarades de Venise qui se font très très concernés par cette problématique-là. Également, c'est un gilet jaune et c'est évident que ces luttes, elles doivent être populaires. Et on a encore beaucoup à travailler, on a encore beaucoup à étendre nos sphères et on a encore beaucoup à construire pour mobiliser le peuple dans son intégralité. Et les gilets jaunes, ça a été le dernier grand mouvement de colère qui a fait vaciller ce gouvernement et on va tâcher de réactiver une telle énergie. Et ben, le dernier symbole, c'est le symbole qu'on partage tous à travers le monde, c'est ce point levé qui chez nous, on le dit, Nobasaran. Et à travers la traversée depuis qu'on est arrivé en Italie, il y a un slogan qui est apparu et que je vous propose de reprendre avec nous. No bacini, baci si. No bacini, baci si. No bacini, baci si. Allora appunto la lotta non finisce ma continua, si rinforza, si arricchisce ma soprattutto paga. Infatti appunto è da 6 anni che insomma nella nostra esperienza della lotta contro i bacini è da 6 anni che lottiamo ed resistiamo e nel resistere rallentiamo il processo di costruzione dei bacini e quindi si costruiscono delle piccole e delle grandi vittorie. Però appunto la nomina del nuovo primo ministro che viene dalla destra del Rassemblement National ci dimostra come appunto la lotta non sia assolutamente finita e ci sia ancora moltissimo da fare insieme, da costruire. E quindi è per questo che appunto vi doniamo questo giubbotto di salvataggio che abbiamo lasciato a tutte le tappe del convoi de l'eau, che appunto rappresenta come stiamo appunto resistendo in questo mare di sfruttamento ed è però anche allo stesso tempo un gilet giallo, come appunto sapete il movimento di Gilets Jaunes che c'è stato appunto negli scorsi anni in Francia, per ricordarci che la lotta deve essere appunto popolare e non una cosa calata dall'alto. E quindi appunto c'è ancora moltissimo da lottare, c'è molto da costruire e anche appunto attivarsi tra di noi. E appunto uno degli slogan che hanno pensato attraverso appunto questa traversata arrivando in Italia è stato appunto no bacini ma baci sì, che è quello appunto. Ecco sì, continuiamo insomma sempre a parlare di Soulèvement de la Terre, però appunto adesso volevo chiedere anche un po' la prospettiva di Claudia Terra. Appunto avete tradotto il volume di Soulèvement de la Terre e un pochino appunto aveva voglia di raccontarci questa esperienza e di cosa è venuto il bisogno di tradurre questo volume, ma soprattutto anche che cosa ci possono insegnare Soulèvement de la Terre appunto qui in Italia. Allora, grazie, ciao a tutte e tutti. Come Stella l'ha detto, ho curato l'edizione italiana di quello che abbiamo tradotto io e Giovanni Fava, che è il collega e amico con cui ho lavorato, che purtroppo stasera non poteva essere qua con noi. L'abbiamo chiamato appunto Abbecedario dei Soulèvement de la Terre e gli abbiamo dato un sottotitolo, Comporre la resistenza per un mondo comune.
Perché in effetti si tratta di un abbecedario, no? Di un testo agile che si legge anche con poco tempo, ma estremamente denso e significativo. Il titolo originale era On ne dit super un soulèvement, 40 voix, 40 voci per i soulèvements de la terre, no? Perché è un testo nato in un contesto preciso, che era quello della repressione del movimento. Ed è su cui poi dirò qualcosa in più, no? Su cui, quindi, come dire, questo testo ha rappresentato una risposta che la società civile nazionale, internazionale ha dato contro la procedura di dissoluzione che il governo francese aveva iniziato, no? E quando io ho visto questo testo mi è venuto immediatamente in mente di tradurlo, prima di tutto in segno di solidarietà al movimento e poi perché, come dire, è un testo che parla delle lotte francesi e chi lo legge appunto può avere un quadro generale di come è nato il movimento, di quali sono le componenti, gli obiettivi, eccetera, ma ci è parso un testo che potesse potenzialmente parlare a una pluralità di lotte, no? E anche alle lotte italiane. Quindi, insomma, noi l'abbiamo pensato come un ponte, che forse adesso è quello che vediamo qua realizzato, no? Nel convoglio organizzato dai soulèvements che è arrivato qui in Veneto, come un ponte appunto per unire delle lotte, metterle in comunicazione. E in effetti al testo, al corpo del testo si è aggiunta una mia introduzione dove appunto racconto un po' la genesi del movimento, ma anche la voce di Ecologia Politica Network, che penso siano qui da qualche parte, quindi se poi qualcuno vuole venire a dire qualcosa si faccia avanti, proprio a sostegno, no, di questa idea di solidarietà e unione fra lotte. E, ci è parso anche, come dire, interessante portare al pubblico italiano, militante o meno, no? In generale l'abbiamo vista come un'occasione per far conoscere il movimento a una pluralità di attori. Direi che tre cose sono, a mio avviso, interessanti. Una è la composizione del movimento. Se leggete il testo potete appunto farvi un'idea, no? C'è una voce proprio, composizione molto bella, che ci permette appunto di capire che quello dei soulèvements de la terre è un movimento estremamente vario, non è che è tipico solo di una generazione o di una certa età, e neanche solo di una certa classe, direi, anche se chiaramente è un movimento che ha ben presente cos'è la lotta di classe, no? Però c'è, cioè, questa apertura, come dire, almeno quello che io vedo, poi se dico delle stronzate mi potete correggere. Ed è appunto, ci troviamo degli attivisti e delle attiviste per il clima, quindi tendenzialmente persone più giovani che provengono da movimenti già esistenti come Extinction Rebellion o Youth for Climate, che a un certo punto hanno detto: ci siamo stufati di cose solo simboliche, vogliamo andare dritti, no, alle cause del devasto di fatto. Ci sono associazioni locali, come abbiamo sentito Julien di Bassin Merci, che si oppongono a progetti distruttivi per un ecosistema e per la popolazione, quindi per gli umani e per i non umani. Ci sono contadine e contadini, no? Questo è, mi sembra, un elemento molto importante sottolinearlo, no? Questa forte presenza contadina che rimanda anche a qual è la base della nostra sussistenza, no? Che è una domanda al centro, mi sembra, dei soulèvements de la terre, e che dimostra anche questo ampio spettro, no? Si mettono d'accordo studenti, contadini, insomma. E poi sì, c'è la componente che proviene dalle ZAD, come è stato detto, ma anche gruppi autonomi, no? ma anche persone che non, magari all'inizio non erano necessariamente politicizzate, ma che raggiungono il movimento apportando quello che possono. E quando appunto abbiamo deciso di tradurlo, ho riflettuto, no, al fatto che in Italia esistono tantissime lotte che magari hanno anche successo, ma sono puntuali,
Quindi quello che mi sembrava interessante di questo movimento, no, è questa continuità, no? Questa sorta di continua veglia nei confronti di quello che succede, no? Perché lo vediamo a Vicenza, a Venezia, ma lo possiamo vedere un po' in tutta Italia, no? L'accaparramento delle terre, l'inquinamento delle acque è una cosa che interessa tutta la penisola e possiamo e dobbiamo rispondere, ma spesso appunto si tratta di una resistenza puntuale che poi sfinisce, come dire, no? Io se ho tempo, quindi volevo solo dirvi due parole di una lotta che per me è stata essenziale, paradigmatica e che forse mi ha permesso anche di avvicinarmi, no, ai soulèvement, proprio perché provenivo da questo tipo di lotta, no? Che è una lotta che ha avuto un esito positivo, anche se diciamo non tutti i problemi che ha aperto non sono chiusi. E mi riferisco a una lotta che è stata condotta nel 2015, ma è molto più vecchia, a difesa delle coste abruzzesi. Io sono abruzzese, spoiler. E lì quindi sì, c'era in ballo la questione dell'acqua, ma chiaramente non l'acqua potabile, ma la difesa di un ecosistema marino e di tutto quello che gli sta intorno. A che cosa si opponeva il movimento contro questa... cioè la questione era la costruzione di una raffineria galleggiante a poca miglia dalla costa, 3 miglia nautiche. C'è stata tutta una preparazione da parte del governo che dal 1987 concedeva le esplorazioni. E poi c'era anche un quadro giuridico favorevole, no? Perché la multinazionale che ha provato a impiantare questo progetto di estrattivo si basava su un trattato europeo sull'energia vigente fino al 2023, che è un trattato che favorisce e dà parecchia libertà, un'enorme libertà direi, alle multinazionali e lascia ben poco potere alla popolazione, no? Qua mi riferisco alla Rockhopper, che è una compagnia estrattiva di gas e petrolio con sede in Inghilterra, ma che fa grandissimi profitti e investimenti nelle Falkland. Tra l'altro fa ridere che questi chiamano la loro, come dire, multinazionale Rockhopper, che è il nome di un pinguino delle Falkland, no? Sembra quasi che stanno a dire: ah sì, ma in fondo noi quello che facciamo gli va bene pure ai pinguini, no? Insomma, io se ci fosse il CEO qua gli farei un applauso per quanto è scemo. Comunque, è stata una lotta vincente per la cittadinanza e gli ecosistemi coinvolti, perché nella primavera del 2015 hanno marciato più di 40.000 persone in un comune piccolissimo, no? Quindi è stata veramente una bella esperienza che tuttavia non come dire, la questione del fossile si riaffaccia sempre in Italia e non solo, no? Anche in Francia ci sono nuovi progetti di trivellazioni in Seine e Marne, in Abruzzo ce ne sono altri sulla costruzione di metanodotti, uno tra l'altro che dovrebbe passare nel Parco Nazionale della Maiella, quindi per dire che questa lotta contro l'estrattivismo fossile è cruciale, dovrebbe restare al centro delle nostre lotte, no? Quindi ecco, sì, quello che mi sembrava rilevante per il fronte delle lotte italiane è questa componente della resistenza prolungata, quindi non solo di fronte al progetto puntuale, ma un'organizzazione capace di durare nel tempo. E vi volevo raccontare questo aneddoto, che quando in pratica avevamo preso accordi con Ortotes, l'editore, che tra l'altro ringrazio perché ci ha fatto avere le copie veramente al filo, abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro. Quando appunto stavo preparando l'introduzione per questo libro, stavo rileggendo, no, le fonti, gli articoli di giornale usciti negli ultimi anni attorno al movimento dei soulèvement de la terre, e sul giornale online Reporter, che è un giornale bellissimo che fa un super lavoro di reportage sulle lotte locali francesi, ho trovato una nota di un servizio dell'intelligence francese
datata novembre 2022, che dice una cosa molto interessante. Dice: i Soulèvement de la Terre della Terre sono riusciti a convincere, loro poi usano un tono un po' quasi da complotto, ah no, questi qua chissà come avranno fatto, no, a convincere le persone a passare dalla disobbedienza civile alla resistenza. Ecco, questo mi sembra un punto su cui potremmo continuare a riflettere insieme, ecco. Non so, io mi fermerei anche qua, non... Grazie mille, penso che abbia risuonato moltissimo quest'ultima citazione, e appunto parlando di resistenza, questa ci riporta anche a questo luogo e ai boschi che resistono contro il TAV, e appunto volevo rivolgermi appunto al medico, al presidente appunto di ISDE, e appunto volevo facciamo il salto, appunto ci troviamo a Vicenza, appunto abbiamo fatto una passeggiata insieme ai compagni e le compagne francesi per arrivare fino a qui, appunto, dove si parla di un progetto infrastrutturale del TAV, e che ci appunto riporta alle riflessioni e tutti i problemi che appunto i PFAS porteranno nei casi, appunto, nel momento in cui ci saranno tutti questi progetti. E questo ci fa riflettere, appunto abbiamo parlato di estrattivismo, come appunto da una parte veniamo privati di una risorsa, come appunto è accaduto con il caso Miteni, veniamo privati di una risorsa fondamentale che è l'acqua, e dall'altra parte invece appunto viene nascosto poi come avviene questo furto, sostanzialmente. E appunto volevo chiederle il suo contributo, appunto sono anni che si mobilita su questo tema, e quindi appunto volevo chiederle il suo contributo. Beh, intanto buonasera a tutti, Francesco Bertola, sono un medico qua di Vicenza, attualmente felicemente in pensione, ma della Società Medici per l'Ambiente. Ma è interessantissima il confronto con i nostri amici francesi. Ho imparato qualcosa anch'io, senz'altro, e che dopo dico. La prima cosa che mi è venuta in mente ascoltandoli però è un'altra. Loro giustamente puntano tutta la loro attenzione sul prelievo dell'acqua, quindi sull'uso che si fa dell'acqua che c'è, che viene adoperata in un certo modo per scopi, l'abbiamo ben capito, lo sappiamo, che favoriscono determinate logiche. Non siamo propriamente nuovi neanche noi a queste logiche, dal Molin all'attuale progetto della diga del Vanoi in Trentino, e quindi mega bacini e tutte queste cose qui. Però credo che la nostra particolarità sia un'altra. Tu come fai a tradurre? Ah, non devi tradurre, ok, perfetto. Cosa ci ha insegnato il Veneto? Ci ha insegnato che questa esperienza veneta dei PFAS, e siamo unici al mondo, ve lo garantisco, da questo, come grandezza di inquinamento, ci ha insegnato che l'acqua ha due facce, ha la faccia di quando la prendi e ha la faccia di quando la restituisci. Prenderla o rubarla male, cioè per gli interessi di poche e solite persone, è metà faccia. L'altra metà è che spesso
queste persone, queste realtà industriali che adoperano l'acqua con quantitativi che sappiamo e nei modi che sappiamo, pure ce la restituiscono inquinata. E questo non è propriamente un particolare, perché voi capite che quando noi abbiamo l'acqua inquinata e parliamo di acqua di falda, è cambiato tutto rispetto a loro. Io mi permetto proprio, quando tu parlavi delle industrie che producono i chips, se riuscite, se potete, se avete la disponibilità, la possibilità, provate ad andare a vedere sull'acqua che scaricano queste industrie il tenore di PFAS. Allora, non è più solo questione di prendere l'acqua per interessi privati, che già è grave. Io sarò veneto, ma per me è ancora più grave restituirmela pure inquinata. E siccome è inquinata da sostanze il cui controllo non è previsto dall'attuale legislazione, come va a finire? Che tutti noi ce li siamo bevuti per 30-40 anni senza neanche saperlo. Direi che peggio di così, non solo mi prendi l'acqua, ma dopo che l'hai adoperata per fare le tue cose, me la ridai pure inquinata e io me la bevo pure senza saperlo. Perché non lo dosavi? Cioè, ma cosa ci può essere di peggiore sull'acqua? Allora, credo che questo sia quello che ci ha insegnato il Veneto e un po' alla volta lo stanno imparando anche le altre regioni, perché Greenpeace non è molto che ha fatto un ottimo lavoro sulle acque potabili in Lombardia, e siccome tutti sappiamo che è la regione più industrializzata d'Italia, guarda caso i PFAS li hanno trovati anche in Lombardia e là non c'è la Miteni. Là non c'è la Solvay che c'è ad Alessandria, però i PFAS li hanno trovati. Io purtroppo non ho avuto molto tempo per leggere i loro rapporti, ci ho dato un occhio, ma quell'occhio parlava di 1.200 nanogrammi di PFAS per litro. Non è propriamente poco, non è propriamente poco. Per darvi un'idea, l'acqua che sta sotto l'Onigo va a seconda dei posti da 10.000 a 30.000 nanogrammi litro. L'acqua poi, perché noi non ne siamo ben consapevoli, quando noi apriamo il rubinetto, l'acqua nella stragrande maggioranza dei casi è l'acqua che viene da sottoterra, non è l'acqua piovana, è raramente l'acqua dei fiumi perché non hanno una portata sufficiente, se più non parliamo dei comuni in riva al Po, della provincia rodigina, che possono approvvigionarsi dell'acqua fluviale perché il Po ha la portata che sappiamo, ma quasi tutti gli altri comuni prendono l'acqua di falda, cioè dell'acqua sottoterra controllata. Sì, certo controllata, per che cosa? Per quelle sostanze che la legge ti dice. E quali sono queste sostanze? Andiamo a vederle. Vado a Spagna, nell'ultimo decreto che cita le sostanze da controllare, non vorrei sbaglio per difetto, ha sicuramente più di 10-12 anni, ma di che cosa stiamo parlando? In 10 anni la chimica cambia tutto, la chimica in 10 anni cambia tutto, noi dobbiamo entrare, e purtroppo, ma questo è il Veneto che ce l'ha insegnato, in questo paradigma l'acqua serve tantissimo a chi produce sostanze chimiche, non solo, ma principalmente, perché senza acqua non fanno nessuna sostanza chimica. Bene se la sostanza chimica fosse, dico per dire, la vitamina B12, male quando la sostanza chimica prodotta è un veleno che, come tutti voi sapete, perfino l'OMS attualmente ha classificato una di queste, la più diffusa, cancerogena. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che controlliamo le acque con la conoscenza di 10 anni fa?
totalmente inutile. In 10 anni la chimica produce 10.000 sostanze e noi non sapremo mai con questa legislazione se sono nocive oppure no, perché loro non devono, prima di produrle, dimostrare che non sono nocive. Prima le producono, poi si vedrà. C'è tanto da fare sull'acqua. Adesso ho finito. Una cosa mi è piaciuta tantissimo di loro, e per quello che potremo noi di ISDE, e guardo Claudio, cercheremo per quello che potremo di farlo. Ma se c'è una cosa che è internazionale, porco cane, sono proprio i PFAS, ce li hanno dall'America, all'America Latina, in Russia, in Europa, in Belgio, in Francia, ce l'hanno dappertutto. Ma è mai possibile che non riusciamo anche noi a fare una lotta internazionale? Io penso che forse non ci fosse migliore conclusione di questa ultima frase che è stata detta, e appunto vorrei ringraziare moltissimo tutti i relatori e le relatrici di questa sera. Se non ci sono domande, appunto io ringrazio ancora i compagni e le compagne di Soulèvement de la Terre, Claudia Terra e Francesco Bertola.